gli effetti del peccato che impoverisce e isola, le tentazioni che confondono la vista e impediscono di scorgere l'essenziale, e poi la salvezza che arriva quando chiediamo perdono, invocando con forza l'aiuto di Dio, senza paura di perdere ciò che ci dà sicurezza. Nella liturgia penitenziale celebrata in San Pietro, il Papa ha preso spunto dal brano evangelico del cieco Bartimeo per mettere in guardia da quella cecità non fisica ma spirituale che ci rende duri, distanti, insensibili al bene e ai bisogni degli altri. Quante tentazioni hanno la forza di annebbiare la vista del cuore e di renderlo miope. Quanto è facile e sbagliato credere che la vita dipenda da quello che si ha, dal successo o dall'ammirazione che si riceve, che l'economia sia fatta solo di profitto e di consumo, che le proprie voglie individuali debbano prevalere sulla responsabilità sociale. Guardando solo al nostro io, diventiamo ciechi, spenti e ripiegati su noi stessi, privi di gioia e privi di libertà. Così brutto. Riconosciamo, come Bartimeo, ha proseguito Papa Francesco, di essere tutti mendicanti dell'amore di Dio e non lasciamoci sfuggire il Signore che passa, piuttosto alziamoci in piedi e ritroviamo la nostra statura spirituale. Il Pontefice ha voluto poi lanciare un monito a tutti i pastori perché ascoltino il grido di quanti desiderano incontrare il Signore e siano strumenti di misericordia, modificando anche tutti quei comportamenti e quelle rigidità che non aiutano gli altri a realizzare questo incontro d'amore. Gli orari delle confessioni, le regole umane, i programmi che tengono lontano dalla tenerezza di Dio. Chi crede, vede e va avanti con speranza, ha concluso il Papa, invitando tutti a far festa nel cuore per aver ricevuto l'abbraccio del Padre. In questa occasione Francesco ha amministrato il sacramento della riconciliazione ad alcuni giovani, ma prima ha voluto confessarsi.